ordini di rappresentazione. Diciamo, la rappresentazione più alta, teofanica, degli angeli al cospetto di Cristo, la Vergine, il passaggio dalla morte di Cristo alla discesa agli inferi, e progressivamente la schiera degli apostoli e di due santi che si collocano come dei santi guerrieri a protezione, che sono San Eustachio e San Giorgio, che sono collocati ai lati del battacchio dell'ingresso. E nella parte inferiore, diciamo, una sfera più profana, terrena, che è quella di questi, di queste figure che giocano nelle mazze e di la porta di Barisano a Ravello è una porta molto importante se messa a confronto con le porte di Amalfi e di Adrani, che come sapete sono delle porte più antiche che provengono da fonderie di Costantinopoli, quindi con un carattere spiccatamente bizantino. In questo caso noi abbiamo una porta più moderna, cioè qui è avvenuto un passaggio importante, la cultura bizantina è ancora presente, però dal punto di vista della realizzazione tecnica si è sviluppata in questo senso di plastica e di volumetria che è più tipicamente italiana e che il nostro scultore pugliese ha voluto realizzare in questo modo. Come mai la Puglia? Allora, noi sappiamo che la porta è stata voluta da questo nobile ravellese e negli anni che sono seguiti alla caduta, diciamo, di Amalfi, Ravello si è imposta nel commercio, soprattutto stretto con la Puglia. E non a caso noi nel Duomo di Ravello abbiamo, non è l'unica opera di provenienza pugliese, abbiamo anche lo Spegnolo Pulpito, che voi sapete è una testimonianza altissima della cultura pugliese qui da noi. Quindi evidentemente i nobili locali intendevano da una parte ingraziarsi di ricevere e dall'altra in rendere alla città il dovuto riconoscimento per averli. Dunque, voi state vedendo scorrere queste immagini. Questo lavoro di restauro è iniziato in un primo momento perché noi avevamo dei dissesti reali, questa porta venivano via le porte, è stato praticato un intervento non particolarmente attento in passato che ha richiesto poi una necessaria nuova riformulazione e che ha previsto lo smontaggio nuovamente delle formelle, un risanamento della struttura che è in linea e che non è la struttura originale dell'opera. La struttura originaria non sappiamo più che fine abbia fatto, questa è sicuramente settecentesca. Poi ci sarà il dottor Bonocore che ci saprà dare qualche altra notizia scavata nell'archivio diocesano e praticamente nel momento in cui sono state nuovamente smontate queste porte abbiamo scoperto che la struttura portante in linea era particolarmente dissestata a causa di chiodi malmessi, insomma, che hanno creato vari problemi. Quindi si è intervenuto, scusate un attimo, su questo aspetto, oltre a ripulire queste formelle che, come sapete, essendo esposte agli agenti atmosferici tendono ad alterare la patina, e in un secondo momento abbiamo pensato, ma perché questa porta, che sarà restaurata chissà quante volte prima di noi, non debba in qualche maniera essere rivisitata, ma non perché ci bastava così per la testa di cambiarne l'aspetto, perché in realtà noi notavamo delle incongruenze nella struttura organizzativa dell'iconografia che in qualche misura ci sembrava opportuno, visto che il lavoro veniva condotto con molta attenzione, ripensare a questa organizzazione e pertanto, laddove anche altri studiosi avevano messo mano facendo delle proposte, c'è qui anche il dottore Braga, anche lui in passato.